Renato Giovannelli dell'associazione Ancri, è qui oggi anche lui per ricordare Livatino, anche se non lo ha conosciuto personalmente, ma non c'è bisogno di averlo conosciuto personalmente, perché attraverso gli scritti di Rosario Livatino si è capito la vita, il modo di interpretare anche la fede nella magistratura, che secondo me è un elemento fondamentale. Indubbiamente. Io che sono un generale della Guardia di Finanza in pensione, diciamo che ci siamo ispirati all'insegnamento appunto dettato dal dottor Livatino. E anche se non ho avuto modo di conoscerlo personalmente, ho operato qui in Sicilia tra le procure di Palermo e di Catania, e comunque il messaggio del dottor Livatino è stato appreso appieno ed è stato portato sia nelle attività di servizio sia nell'insegnamento, tra virgolette, ai collaboratori stessi. Il comune di Mazara del Vallo ha il piacere di condividere con la città l'inaugurazione della fontana per Piazza Mocarta di Pietro Consagra in occasione del suo recente restauro. L'11 dicembre alle ore 16, presso la ex chiesa di San Carlo Borromeo, un convegno racconterà il restauro curato dalle ditte sponsor Kira Ema e Marino. Alle ore 17.30, in Piazza Mocarta, l'installazione audiovisiva di Antonio Daddio e la performance teatrale di Massimo Vinti accompagneranno l'inaugurazione dell'opera alla presenza delle massime autorità cittadine. Vi aspettiamo!